Spettacolo e cultura, il nostro contenitore di approfondimento. Cari amici di Parole in Libertà, ben ritrovati a Spettacolo e Cultura, e per questa rubrica, questa settimana, abbiamo il piacere e l'onore di ospitare telefonicamente Pina Di Gennaro. Ciao Pina. Ciao, ciao a tutti. Allora Pina, svegliamo subito, tu recentemente ti abbiamo vista in televisione, ecco, raccontaci il tuo ruolo e diciamo che cosa hai preso parte al film abbastanza interessante, L'amica geniale. Prego, a te la parola. Sì, allora io interpreto Melina Cappuccio nell'Amica geniale e è stata un'esperienza bellissima, molto 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 forte. E anche perché il personaggio, insomma, è un personaggio abbastanza particolare. Si tratta di una vedova che ha a carico quattro figli, che vive una situazione di miseria assoluta. Vabbè, non sto a svelare troppo. In ogni caso si tratta di un personaggio abbastanza complesso e a mio avviso molto interessante, proprio perché è un personaggio un po' fuori dagli schemi, che non teme il giudizio degli altri, forse anche per questa sua follia strisciante, tra virgolette. Certo. Allora, ricordiamo un attimino, Pina, come si è divenuta a interpretare questo ruolo, cioè hai preso parte a un casting generale oppure c'era la richiesta di questo ruolo specifico? No, c'era la richiesta di questo ruolo specifico e in realtà è successo tutto un po' per caso, nel senso che avevo fatto un provino tempo fa per Gomorra e la casting, che da Muccino, stava cercando qualcuno per questo ruolo, è andata a riguardare questi provini e si è messa in contatto con me. Ovviamente lì poi ho dovuto fare una serie di provini per confermare il ruolo, insomma. È andata così, un po' per caso, diciamo. Beh, insomma, le cose per caso sono sempre quelle più, diciamo, indovinate, perché comunque sia, e insomma, noi ti vediamo in televisione. Ecco, secondo te abbiamo visto che è un film che impone una grossa organizzazione. Ecco, il rapporto tuo con gli altri attori e magari anche con le bambine stesse? È stata un'esperienza molto bella, anche perché c'è un cast formato essenzialmente da persone che vengono dal teatro e con una grossa esperienza alle spalle, proprio di lavoro duro e puro, diciamo così, e che erano tutte fondamentalmente molto felici di essere in quella situazione e con delle storie anche molto simili, per cui c'è stato un grosso affiatamento dal primo momento. E con le bambine è stata un'esperienza fortissima, bambine che, come ormai credo sia noto, non avevano alcuna esperienza di attoriale, diciamo così, ma secondo me proprio per questo molto forti in tutto quello che facevano. È stato molto bello quando c'è stata la proiezione a Venezia, perché io ovviamente ho conosciuto i miei colleghi, ma quello che loro poi hanno fatto all'interno della serie l'ho visto per la prima volta lì, perché solo con alcuni avevo avuto il piacere di lavorare nelle stesse scene e sono rimasta piacevolmente sorpresa, felicissima, perché lì, insomma, è venuto fuori in maniera evidente che c'era un tasso di tutto rispetto, insomma, persone poco note, diciamo, al grande schermo, ma tutte con una grossa professionalità e una bravura evidente. E quindi è stato emozionante anche questa sensazione, insomma, di far parte di una squadra con una professionalità altissima. Questo ovviamente non riguarda solo gli attori, ma anche proprio tutti quelli che hanno lavorato al progetto, dai costumisti, gli scenografi, un cast di eccellenza, ecco, diciamo così. Quindi anche questa è stata un'esperienza molto, molto bella, molto forte, la sensazione di far parte
parte di qualcosa di bello. Di emozionante, trapela sì. Chiaramente da in televisione la bellezza perché, ripeto, viene girato in lingua napoletana con i sottotitoli. Ecco, secondo te sì. Anche questa è una scelta vincente, mi sembra. Sì, anche in America l'hanno mandato così, hanno scelto di non doppiare gli attori, per cui anche lì viene mandato insomma in dialetto con i sottotitoli, che è una cosa, credo che per quanto riguarda le serie televisive non sia mai successa fino ad oggi, insomma credo che sia la prima volta che succede. Ecco, insomma, ecco, e vediamo insomma la riproduzione di un rione popolare di Napoli che è il rione Luzzatti. Ecco, secondo te, comunque sia, tu insomma sei napoletana, ecco, ha riprodotto fedelmente quel rione e insomma hai rivisto insomma anche nella riproduzione il rione ricostruito, ecco. Sì, c'è una dimensione molto bella secondo me, che è quella dell'astrazione, un'operazione abbastanza mirata, nel senso che sia nella scelta delle luci, sia nella scelta diciamo della scenografia, è come se ci fosse un po' questo effetto teatrale, che però secondo me funziona molto perché crea una sorta di non luogo, quindi sì, stiamo parlando di una storia fortemente caratterizzata dal punto di vista storico e sociale, nel senso ambientata in un contesto preciso, in un periodo preciso, con delle dinamiche fortemente legate a quel periodo, però allo stesso tempo una storia che attraverso questa scelta registica diventa una storia universale. C'è un livello di astrazione molto alto che lo rende poi un prodotto molto poetico, una poesia dolorosa, dico io. Ma certo, insomma, è chiaro, anche nei momenti forti, nei dialoghi forti tra padre e figlio si riscontra questa bellezza perché le riprese sono fatte nella casa e come diceva Pina, questo fascio di luce che riproduce realmente le case dell'epoca è veramente, per chi diciamo è un romantico come me, è affascinante perché riproduce insomma le ambientazioni dell'epoca. Ecco, Pina, noi sappiamo che tu sei madre, ecco, un raffronto, hai girato questo film, un raffronto tra le madri di un tempo rispetto a quelle di oggi, una domanda molto complicata. No, diciamo che c'è un discorso più generale sul femminile, no? Che viene affrontato nei romanzi della Ferrante, così come ovviamente nella serie, e c'è sempre questo femminile molto forte, molto energico, che però rischia di essere continuamente schiacciato da un mondo maschile diciamo abbastanza violento, se non schiacciato, logorato, comunque provato, e quindi forse diciamo ovviamente questo è un discorso che riguarda poi sia la dimensione dell'essere madre, dell'essere donna più in generale, e ovviamente forse la riflessione interessante riguarda proprio questo, no? Questo continuo lottare per dover in qualche modo, uso un termine forte, sopravvivere. Oggi le cose forse sono un po' cambiate, fortunatamente, però come dire è un problema con cui noi donne facciamo ancora i conti, purtroppo. Quindi, insomma, io da questo punto di vista la ritengo un'operazione molto interessante proprio perché ci sono ancora residui insomma di un certo modo di concepire la donna, il ruolo della donna, la sua collocazione all'interno della famiglia, della società, e per cui insomma attraverso diciamo questi romanzi e questa serie c'è la possibilità di affrontare ancora una volta questo argomento che secondo me resta attualissimo. Bene, allora Pina, prima di concludere vogliamo ricordare ai nostri cari amici ascoltatori che comunque sia tu hai anche un passato e un presente teatrale, raccontaci un po' i tuoi progetti e che cosa hai fatto. Sì, volevo aggiungere complicati, io sono nata e cresciuta a Melito, insomma quindi nella periferia di Napoli, certo. Esatto, quindi ho ripercorso attraverso
attraverso queste storie una serie di cose che erano legate anche alla mia infanzia. Ecco, penso che sia un discorso anche questo importante da considerare, che mette anche un po' in luce quali sono le nostre responsabilità, no? Nei confronti delle nuove generazioni. Certo, diciamo, anche oggi c'è il problema della scuola, che molti non ci vanno. Esatto, ma anche poi l'importanza di trasmettere l'amore per la bellezza, per l'arte, per la cultura, per l'onestà, insomma, ritengo anche questo un aspetto interessante di tutta l'operazione, diciamo, di tutta la storia che viene raccontata. Sì, chiaramente. Prossimamente poi chiaramente ci saranno le altre puntate, magari poi ci aggiorneremo piacevolmente con te. Adesso raccontaci un attimino le tue esperienze teatrali. Di teatro. Nonostante sei giovanissima. E da qui si capisce che non sono giovanissima. Non sono poi tanto giovane. Mi sono formata al Teatro dell'Anima di Dario Aquilina e al Teatro Elicantropo di Carlo Cerciello. E mi occupo di teatro, diciamo, a 360 gradi, nel senso che lo faccio sia come attrice sia come regista, e mi occupo anche di laboratori, progetti che vengono realizzati all'interno delle scuole in contesti di disagio. Attualmente ho una mia compagnia che si chiama Teatro di Seta, con la quale portiamo avanti un progetto sull'integrazione. Da 5 anni facciamo un laboratorio che vede lavorare insieme migranti e italiani a Forcella, quindi in uno dei quartieri più caldi della città. E con i ragazzi di questo laboratorio abbiamo realizzato anche due cortometraggi che hanno vinto la Mostra del Cinema di Venezia. E uno è La Recita, per la regia di Guido Lombardi, e un altro La Gita. Il regista della Gita invece è Salvatore Allocca. E poi con loro abbiamo realizzato diversi spettacoli. L'ultimo, Felicità Nonostante, sarà in scena tra un po' a Forcella e poi all'Istituto di Studi Filosofici a Napoli. Bello, insomma, sono tutte cose interessanti e ti volevo fare i complimenti perché sono, diciamo, un nostalgico del teatro e lo sponsorizzo sempre, e soprattutto i complimenti sono doppi perché è vero, Pina, a volte si pensa che bisogna andare fuori Napoli per avere successo nell'ambito teatrale. No, diciamo che questa città è una risorsa infinita sia dal punto di vista interiore, nel senso che ti fa maturare una serie di esperienze che poi ti servono, e sia proprio dal punto di vista pratico, nel senso che in questo momento vive anche un momento, diciamo, molto felice da questo punto di vista. Praticamente dal punto di vista del cinema e della televisione è un set a cielo aperto, e poi ovviamente anche dal punto di vista teatrale c'è grosso fermento, andrebbe valorizzato un po' di più. Certo. Ci sono tanti gruppi che lavorano e lavorano bene, ma sempre un po' nell'ombra, e questo è un peccato ovviamente, perché sono occasioni che si perdono, però è un discorso che va fatto soprattutto alla politica, ecco. Certo, adesso è una cosa, insomma, chiaramente che si abbina alla politica, perché poi ci sarebbe anche un ministero apposito che tuteli un attimino gli spettacoli. Abbiamo visto a noi per tanti anni il teatro di Forcella, il teatro Trianon, è stato chiuso, poi ci ha tramesso le istituzioni, è stato riaperto. E quindi è stato riaperto, sì, tra l'altro noi abbiamo fatto lì una delle nostre produzioni, ha debuttato lì quest'estate, a luglio, si chiama Uccelli Bianchi e Uccelli Neri, ed è un lavoro che mischia parti dell'Odissea con racconti di cantastorie africane, insomma, una cosa abbastanza bella, 40 attori in scena, 10 nazionalità diverse, quindi è stata una bella esperienza, certo, anche quella. Benissimo, allora prima di chiudere con Pina Di Gennaro volevo che, insomma, magari dalla tua esperienza potessi consigliare a chi volesse intraprendere questo mestiere, che strada puoi consigliare, cioè magari fare prima il teatro e poi la televisione, che approccio, diciamo, curriculare serve. Sì, secondo me sì, questa è un'ottima scelta, cioè dedicarsi al teatro consente di confrontarsi con una serie di, con la fatica vera, diciamo, e siccome anche il cinema poi è abbastanza complicato da gestire, ma già solo in termini di orari di lavoro, insomma, e tutto il resto, è una buona scuola. Poi ovviamente c'è una preparazione tecnica differente, credo, perché
io poi vengo dal teatro, quindi non so poi se si approccia direttamente al cinema qual è la strada diciamo più giusta. E quindi quello che posso dire è che c'è un solo modo di fare questo lavoro, è quello di farlo bene, non esiste via di mezzo. Benissimo, perfetto. O si punta sulla qualità, e quindi questo sia per quanto riguarda il lavoro, lo dico sia da regista sia da attrice, ecco. Oppure è meglio evitare. È chiaro, perché poi ci sono vari progetti, a volte sono scadenti, perché come tutti i lavori, insomma, se uno deve imparare qualcosa è sempre meglio che si fa una scelta, insomma, ponderata. Non esiste via di mezzo, o lo si fa bene, con molto impegno, molta dedizione, cercando di studiare tanto, di fare tante esperienze formative, oppure diciamo è quello che viene fuori, non è secondo me artisticamente valido, ecco, diciamo così. Benissimo. O interessante comunque. Va bene, semplicemente questo. Va bene, allora noi ringraziamo Pina Di Gennaro e ci rimandiamo all'amica geniale e ci teniamo aggiornati anche per il laboratorio di teatro. Qui facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo. Grazie. Benissimo. Vuoi salutare gli amici di Radio No Frontiere? Certo, sì, un saluto a voi tutti e niente, guardateci e veniteci a scuola al teatro. Benissimo, allora evviva il teatro. Ciao Pina e per spettacolo ciao, e cultura vi rimandiamo alle prossime occasioni. Ciao. Grazie.